non perché c'è l'articolo 18. Lo diciamo ancora una volta, stiamo chiedendo soltanto che nei casi in cui un operaio, un lavoratore viene buttato fuori con la scusa che non hai più i mezzi economici per pagare il suo stipendio, ma semplicemente perché è incinto, perché è anziano, perché è nero, perché è extracomunitario, perché è del sud, per mille ragioni, perché magari è della FIOM, perché magari esercita i diritti sindacali, capisci? Questo chiediamo noi, questo non è ciò che rende impossibile lo sviluppo in Italia. Rende impossibile lo sviluppo in Italia la mancanza della giustizia, da cominciare dalla giustizia sociale a quella dei tribunali. E la giustizia non funziona perché mancano i mezzi, gli strumenti. Voi oggi considerate prioritario ciò che prioritario non è. Se veramente volevate fare il bene per il Paese, perché non producete qui una bella riforma in materia di lotta alla corruzione, in materia di falso in bilancio, in materia di finanziamento ai partiti, in materia di legge elettorale? Voi ci proponete invece che l'IMU la devono pagare anche gli agricoltori, la devono pagare anche quelli che hanno i mezzi strumentali per poter esercitare la loro impresa. Ma che ci azzecca tutto questo con il rilancio dell'economia? Noi contestiamo il vostro operato non per i vestiti belli o brutti che portate, siete sobri, per l'amor di Dio, ma sobriamente state rovinando l'Italia. E lo state rovinando l'Italia perché state facendo delle scelte ingiuste, ingiustificate, drammatiche per il Paese. Voi state facendo delle scelte che vi serve soltanto per far vedere che avete fatto quadrare i conti, come quel medico, quel dottore, quel chirurgo che esce dalla sala operatoria e dice ai familiari: operazione perfettamente riuscita, il paziente è morto. State uccidendo il Paese per far quadrare i vostri conti. E poi non è vero che fate quadrare i conti, perché fate ancora una volta due pesi e due misure. Perché se veramente volete far quadrare i conti, bisognava iniziare innanzitutto dal chiudere i rubinetti della spesa pubblica laddove sono dispersione allo Stato puro. Sto giochetto delle province, che ci azzecca? Ce l'avete lasciato lo stesso, senza che non hanno più una funzione. Perché non siete intervenuti su quel che sono veramente le riduzioni della spesa pubblica, le comunità montane, le province, le tante società di servizi, le mille consulenze, gli incarichi direttivi? Signor Presidente del Consiglio che non c'è, 767 dirigenti sono stati fatti grazie a mille proroghe, stabilizzati, lo ha detto ancora oggi il Fatto Quotidiano di questa mattina, 767 dirigenti stabilizzati alla funzione di dirigente senza averne i titoli, con una leggina. Sa come si chiama questo? Si chiama complicità nel reato. Voi fate e continuate a fare due pesi e due misure. L'altro giorno io vi ho chiesto: ma vi pare possibile che voi continuate a nominare commissario per risanare la sanità in alcune regioni, tipo il Molise, la stessa persona che ha distrutto la sanità in Molise, indebitando quella regione? Voi state diventando complici ogni giorno di più. Vi rendete conto che voi state facendo pagare l'IMU? L'IMU lo state facendo pagare agli ospizi e non le state facendo pagare alle fondazioni bancarie, con la scusa delle fondazioni. Noi contestiamo, no, con Berlusconi contestavamo un'altra cosa, ci faceva vergognare sul piano umano, pensava al bunga bunga. Voi invece, noi a voi contestiamo la politica che state facendo, soprattutto contestiamo una scelta di continuità berlusconiana, questa da istituto luce, questa da propaganda per far credere che va tutto bene. Ancora l'altro giorno il Presidente del Consiglio Monti, in giro per il mondo, ha raccontato testualmente: la crisi è superata, i nostri provvedimenti sono stati giudicati perfettamente in linea per superare la crisi. Il giorno dopo dall'Unione Europea hanno detto che forse ce ne vuole un altro ancora di intervento e che comunque l'Italia è ancora in una situazione drammatica, anzi di più, perché la disoccupazione è aumentata. Gli stipendi sono diminuiti. Mentre lei, signor Presidente del Consiglio, latitante che non c'è, che non viene in Parlamento, ma va soltanto a raccontare le bugie sui giornali, ci sono persone che non arrivano a fine mese, che si stanno suicidando. Lei ce li ha sulla coscienza questi suicidi, perché lei sta stabilendo due pesi e due misure.
è la cosa che più deve far paura, deve far, la cosa che più deve far riflettere chi ci ascolta. È questo, questo consenso all'interno di quest'Aula che vi stanno dando. Loro credono che, intervenendo sull'articolo 18, tutti vi hanno battuto le mani, avete risolto i problemi del Paese. I problemi del Paese li dobbiamo risolvere intervenendo in modo molto chiaro, innanzitutto sulla legge elettorale, per riscrivere questa platea, perché questa platea non è degna del Parlamento a cui apparteniamo. In questa platea, se non cambiamo la legge elettorale, non andiamo da nessuna parte. E allora noi proponiamo, affinché sia chiaro, noi proponiamo una legge elettorale, e qui mi permetto di citare una persona al di sopra di ogni sospetto, l'onorevole Parisi. L'onorevole Parisi questa mattina, e ancora ieri mattina, ha ricordato una cosa molto importante. Ci sono 1.200.000 cittadini che hanno già indicato qual è la linea da prendere rispetto a uno stato di necessità nei confronti di questa legge elettorale porcata. Almeno loro hanno detto: si cominci modificandolo nel modo previsto dal quesito referendario. Ebbene, il comitato referendario presenterà un disegno di legge qui in Parlamento a nome di 1.200.000 cittadini per chiedere che cambi la legge elettorale. Per il finanziamento pubblico, domani l'Italia dei Valori va nella Corte di Cassazione, deposita il quesito e raccoglieremo le firme. Di questo ci dobbiamo occupare. Grazie, onorevole Di Pietro. Non dell'articolo 18. Grazie. La di tante governo.